La volta scorsa qui stavamo discutendo del coefficiente di riduzione delle velocità che è un parametro che utilizziamo appunto per valutare quella che poi è l'efficienza dell'oggetto, ossia noi abbiamo fatto tutti quanti i calcoli nello studio degli oggetti geometrici considerando le trasformazioni sintropiche. Sappiamo che le trasformazioni in realtà reali non sono affatto reversibili, quindi ci attendiamo una velocità all'uscita dell'ugello che è minore della velocità isentropica. Definiamo coefficiente di riduzione delle velocità proprio questo rapporto C1 su C1 isentropico, valore minore di 1. Abbiamo visto per dei palettamenti semplicemente convergenti che questo valore resta comunque sempre piuttosto alto, prossimo a 1 nelle condizioni di progetto, comunque sempre superiore a 0,9 anche quando l'ugello va a funzionare in condizione di ugello sotto espanso, mentre abbiamo visto per un ugello convergente e divergente che ok, le condizioni di progetto phi ha sempre un valore circa 0,95-0,96, dopodiché se andiamo invece a ragionare in fuori progetto il valore crolla per il problema, per il sopraggiungere delle onde d'urto. Vi ho chiesto secondo voi perché comunque anche in condizioni di progetto un uccello convergente e divergente ha un'efficienza, ha un coefficiente di riduzione delle velocità che è inferiore rispetto a quello che è invece il corrispondente valore per un semplice convergente. Allora, ragioniamo alle condizioni di progetto. Le uniche perdite di cui dobbiamo tener conto, se non si instaurano fenomeni particolari dovuti appunto a onde d'urto oppure espansioni libere a valle dell'oggetto stesso, sono quelle legate all'interazione fluido-parete, perdite di viscosità, interazione fluido-parete. Ora, disegno delle due tipologie di oggetto. Per un oggetto convergente, semplicemente convergente, io qui vi ho riportato il caso di un oggetto rettilineo a sezione circolare, noi tendenzialmente tenderemo a minimizzare queste perdite cercando di fare l'oggetto il più, tra virgolette, corto possibile, proprio perché il nostro obiettivo è cercare di minimizzare quella che è l'interazione fluido-parete. Quando abbiamo a che fare invece con un convergente e divergente, ok, le regole di disegno per la sezione convergente restano praticamente le stesse. Nel momento che andiamo a disegnare il tratto divergente, ci dobbiamo preoccupare del fatto che comunque il nostro uccello, le sue pareti devono riuscire a guidare in maniera accettabile il flusso. Cioè questa conicità, quest'angolo di apertura del divergente non deve essere eccessivo, altrimenti corriamo il rischio che la vena si distacchi dalle pareti e quindi non segua più quello che è il disegno delle aree che noi abbiamo immaginato. Per cui quest'angolo lambda in realtà, se è possibile, lo si fa di 5-6 gradi, al massimo 10 gradi si dà con un'apertura divergente, non di più, altrimenti si corre appunto questo rischio che la vena fluida si distacchi dalle pareti e quindi l'uccello non governi più l'espansione secondo quello che è l'andamento delle aree che noi avevamo ipotizzato. Questo angolo ci condiziona la lunghezza del divergente stesso. Difatti più il rapporto di espansione tende ad essere basso, più il rapporto della sezione A con 1 di sbocco rispetto alla sezione A con G tende a crescere, più il divergente tende ad essere lungo. Normalmente voi vedete gli uccelli convergenti e divergenti proprio realizzati in questi modi: il primo tratto convergente molto corto, il più possibile in realtà. Generalmente si fa riferimento, se facciamo riferimento a questa tipologia, proprio all'area della sezione di sbocco, la dimensione caratteristica della sezione di sbocco, per individuare magari un arco di cerchio con cui disegnare l'uccello vero e proprio. Dicevo, quindi tratto convergente molto corto e poi tratto divergente molto lungo.
Di fatto, quindi, se vogliamo evitare il fenomeno di stacco della vena, le interazioni fluido-parete per un tratto divergente saranno sempre molto più grandi rispetto a quelle del tratto convergente, le perdite per interazione fluido-parete, e questo fa sì che quindi un ugello convergente divergente in condizioni di progetto tende ad avere comunque un rendimento, un'efficienza, un coefficiente di riduzione delle velocità che è più basso rispetto a un tratto che è semplicemente convergente. Per cui, se per dare un'idea dei numeri, se per un ugello semplicemente convergente possiamo assumere un coefficiente di riduzione delle velocità 0,98, senza al punto di progetto, senza aver tema di sbagliare, per un convergente divergente invece anche al punto di progetto non ci sono un dedotto, non ci sono fenomeni particolari in gioco, comunque assumeremo un valore un po' più basso, 0,94, 0,95, 0,96, dovremo regolarci un po' in base alla forma dell'ugello stesso. No, giusto un cenno, tutta la trattazione che abbiamo fatto finora l'abbiamo riferita alle condizioni di flusso isentropico, in realtà per l'appunto nei nostri ugelli poi avremo a che fare con flussi reali, non con flussi isentropici. In questo caso le cose cambiano un pochino, non abbiamo nell'ugello, non andiamo a seguire questa trasformazione isentropica, ma abbiamo una politropica equivalente che rappresenta la trasformazione che il fluido subisce durante l'espansione. Beh, si può vedere quindi una politropica definita da un certo esponente n, si può dimostrare in questo caso che l'inversione degli effetti, cioè il passaggio da tratto convergente a tratto divergente, avviene non più per un numero di Mach pari ad 1, ma il numero di Mach critico per cui abbiamo l'inversione degli effetti si calcola con questa relazione dove c'è sempre il coefficiente dell'isentropica e l'esponente della politropica al numeratore. Ossia, il numero di Mach critico per cui si ha l'inversione degli effetti è leggermente minore di 1 in realtà. Quindi, ancor prima che il flusso diventi sonico, dobbiamo cominciare, raggiungiamo la sezione di gola e dobbiamo cominciare ad allargare l'ugello dandogli una forma divergente. E il rapporto di espansione critico in realtà dipende dalle condizioni di monte, dal numero di Mach allo stato 0, riferito allo stato 0, e si dimostra che è compreso all'interno di questo intervallo, quindi per l'appunto è leggermente maggiore di quello che è il valore critico per una trasformazione isentropica, il rapporto di espansione critica per una trasformazione isentropica. Comunque siamo sempre nell'intorno, attorno al valore 0,5, un po' più, un po' di più del valore 0,5, che è il valore da tenere a mente per quelli che sono i calcoli di primo tentativo, i cosiddetti calcoli della SET, che ci possono far rendere conto riguardo al tipo di ugello che effettivamente dobbiamo utilizzare per le nostre applicazioni. In realtà, tenendo anche a mente quello che abbiamo detto prima sui valori assunti dai coefficienti di riduzione delle velocità per il tratto convergente e da quelli assunti per il tratto divergente, ci rendiamo conto che in un'espansione reale all'interno di un ugello convergente e divergente dovremo considerare due politropiche se distinte, perché nel tratto divergente le degradazioni di energia sono più forti. Anzi, quello che spesso si fa, visto che il coefficiente di riduzione delle velocità per il tratto convergente è 0,98-0,99, praticamente la trasformazione è quasi un'isentropica, siamo proprio ai limiti,
molto spesso nei calcoli di dimensionamento si approssima. L'espansione in due parti si considera isentropica l'espansione all'interno del tratto convergente e si considerano le degradazioni soltanto nel tratto divergente. Quindi in realtà la trasformazione all'interno dell'ugello viene approssimata da un primo tratto isentropico fino a raggiungere le condizioni critiche che a quel punto calcoleremo considerando appunto il rapporto di espansione critico isentropico, quello che ci fa arrivare fino al numero di Mach pari a 1. Dopodiché tutte quante le perdite le si vedono come se fossero poste nel solo tratto divergente. In effetti ha un'efficienza inferiore rispetto al tratto convergente. Quando ci capiterà di dimensionare di fatti un uccello convergente e divergente per una turbina a vapore, useremo proprio questo approccio. Un primo tratto isentropico, quello che la prima trasformazione all'interno del convergente è semplicemente isentropica, e poi invece tutte quante le perdite concentrate nel tratto divergente. Ora, parlando dei convergenti e divergenti, abbiamo introdotto il problema delle onde d'urto, normali ed oblique. Iniziamo un discorso che in realtà poi concluderemo a valle della trattazione sui profili aerodinamici. Occhio al disegno dei condotti quando elaboriamo, in genere quando abbiamo a che fare con qualsiasi flusso, in particolare quando abbiamo a che fare con flussi supersonici. Perché se facciamo riferimento a un flusso supersonico che vede davanti a sé una diminuzione di sezione, per un flusso supersonico avere a che fare con sezioni che tendono a diminuire equivale ad avere a che fare con delle compressioni, giusto? I condotti convergenti sono dei diffusori per quanto riguarda i flussi supersonici. Quindi, quando il condotto flusso supersonico vede davanti a sé una diminuzione di sezione, comincia a guadagnare pressione. Se questo guadagno di pressione, tra virgolette, è troppo brusco, questo si traduce in una perturbazione che tende a propagarsi in un flusso. Abbiamo a che fare con un flusso supersonico, questa perturbazione tende a generare un'onda d'urto. In particolare quella che, insomma, approfondendo i contenuti di gas dinamica, potremmo vedere che quella che tende a generarsi è un'onda d'urto obliquo, la cui intensità dipenderà in maniera forte dal valore di quest'angolo, dalla geometria. Lo stesso discorso potremmo farlo per un flusso supersonico che vede invece un brusco aumento di sezione, o comunque che vede un aumento di sezione. In questo caso, qui il flusso all'improvviso, da condizioni tra virgolette permanenti, tende all'improvviso ad espandere, questa diventa una perturbazione insieme al fluido, quella che tende a generarsi è un'onda di espansione. Le onde di espansione, per loro caratteristica, non sono mai discontinuità concentrate, ma sono sempre in realtà un ventaglio di onde di espansione, poco dissipative. Le onde d'urto possono diventare un problema perché sono una discontinuità concentrata per la loro genesi e quindi possono portare a grosse degradazioni energetiche. In questo senso, ogni volta che abbiamo a che fare con flussi supersonici e restringimenti di sezione, occhio appunto a quest'angolo, conviene assumere, per guidare nella maniera opportuna il flusso, conicità molto piccole, in genere 2-3 gradi. Quindi
quando abbiamo a che fare con flussi supersonici e condotti deceleranti, caso delle macchine operatrici, attenzione, perché il problema della presenza di onda d'urto sarà una costante nella realtà, no? E dovremo cercare anche in questo caso di, saremo costretti ad allungare molto il percorso che fa il flusso, proprio per tenere limitato il valore di quest'angolo delta t, di questa conicità, in maniera da generare onde di compressioni oblique, onde tutto oblique, comunque non troppo dissipative per quanto riguarda l'evoluzione del fluido stesso. Bene. Per quanto la genesi delle onde d'urto, dobbiamo trattare anche quello che accade quando invece abbiamo a che fare con problemi di aerodinamica, quindi in un momento siamo confinati tra virgolette all'interno dei condotti, per meglio lo vediamo in questo modo. A valle appunto della trattazione dei profili aerodinamici, ritorneremo sul problema delle onde d'urto e vediamo come si generano invece quando una corrente transonica o supersonica, cosa accade quando incontra davanti a sé un ostacolo che potrebbe essere un profilo aerodinamico. Però per l'appunto questo lo vediamo a valle del prossimo argomento, che riguarda di fatti l'aerodinamica, l'interazione tra fluido e le pale, profili aerodinamici. Richiamando i concetti di base che ci permettono di analizzare la termodinamica dello stadio, noi ovviamente abbiamo richiamato l'equazione di Eulero nella sua formulazione diretta e nella sua formulazione inversa. La relazione di Eulero ci permette, conoscendo, facendo riferimento a un modo stazionario e facendo l'ipotesi di flusso uniforme a monte e a valle del condotto rotorico, oppure riferendoci al moto medio a monte e a valle del condotto rotorico, moto medio calcolato con le giuste attenzioni, ci permette di calcolare qual è lo scambio di lavoro tra fluido appunto e condotto, fluido e pale. E abbiamo parlato di lavoro di palettatura. Però l'equazione di Eulero appunto fotografa quello che accade a monte e quello che accade a valle, nulla ci dice riguardo a quello che accade all'interno del condotto. Tra l'altro, in generale, parlare di moto monodimensionale per noi ha poco senso, perché nelle turbomacchine il moto, come nella realtà, ovviamente in tutte le applicazioni, il moto ha sempre uno sviluppo tridimensionale e noi dovremo tener conto di quello che accade in tutte e tre le dimensioni in realtà, se vogliamo capire bene come sta funzionando la nostra turbomacchina e quindi come dovrà funzionare e quindi come dobbiamo progettarla. Ora, facciamo un caso semplice, quello che è rappresentato qui in questa figura, dove vedete un flusso che investe un condotto che in realtà è un condotto decelerante di una macchina operatrice. Facciamo il caso di un flusso, qui calcoli, queste sono le linee di corrente calcolate considerando fluido in viscido e incompressibile. Quindi le linee di corrente delimitano dei tubi di flusso. Abbiamo il caso di un flusso uniforme a monte che entra nel nostro condotto, viene deflesso dal condotto stesso e viene scaricato a valle. Il nostro condotto ha delle dimensioni finite, vedete qui le linee di corrente sono poste tutte quante alla stessa distanza, quindi delimitano dei tubi di flusso che praticamente portano tutti la stessa portata volumetrica. Vi ricordate, laddove il tubo di flusso si allarga, le velocità tendono a ridursi, siamo in un caso a roba costante, le pressioni tendono ad aumentare e viceversa laddove si restringe. Ora è chiaro che se abbiamo a che fare con un condotto di questo tipo, avente dimensioni finite, l'evoluzione del moto
di un elemento di massa tende a muoversi vicino al lato, a questo lato, al lato convesso della palettatura, e tende ad essere differente rispetto alla traiettoria seguita da un elemento di massa che invece tende a muoversi vicino al lato concavo. È ancora differente tutti e due dalla storia, dalla traiettoria seguita dall'elementino di massa che si muove invece al centro del condotto. Cioè, chi tende a deviare il flusso è la presenza di queste pareti rigide. Gli elementini risentono in maniera diversa di questo disturbo a seconda di quanto si trovano lontani dalle stesse pareti rigide, se si trovano più vicini al lato convesso o più vicini al lato concavo. Vediamo in questo caso, poi didatticamente alla sua valenza, in particolare qui il tubo di flusso tende ad allargarsi, segno che il fluido sta rallentando. Se facciamo riferimento all'equazione di Bernoulli, sta rallentando, flusso in viscido, non c'è degradazione, c'è un recupero di pressione. Quindi qui la pressione tende ad aumentare man mano che il fluido si muove all'interno di questo tubo di flusso. Viceversa, sul lato per quanto riguarda gli elementini di massa che si muovono nel tubo di flusso dalla parte del lato convesso della pala, che qui è rappresentata come una lamina di spessore infinitesimo, qui le linee di corrente tendono un po' a addensarsi sul dorso, i tubi di flusso tendono a ridursi, quindi il fluido tende ad accelerarsi. Fondamentalmente, quindi, se guardiamo alla pala, essa avrà un lato che è sottoposto, che è il cosiddetto in pressione, un lato, quello convesso, dove invece il suo dorso tende ad essere in depressione. Questo ci spiega come vengono trasmesse le azioni in realtà tra fluido e pala. Si genera una differenza di pressione tra il lato concavo e il lato convesso, e questo determina una spinta che agisce sulla pala e quindi per reazione che agisce sul fluido. Non solo, qui avevamo un flusso in ingresso bello uniforme, proprio perché ogni elementino di massa ha la sua storia a seconda della traiettoria che sta percorrendo. Vedete, qui vi ho evidenziato quella che è la direzione geometrica di uscita definita da queste pale di spessore infinitesimo. Quindi la direzione geometrica di uscita definita dalla linea media del condotto. Nella realtà, questa particella, ormai facciamo riferimento alla linea di corrente, definisce una direzione che è diversa da quella geometrica, che è diversa da quella della particella continua al lato concavo, che è diversa rispetto a quella alla linea di corrente che possiamo definire al centro stesso del condotto. Quindi il flusso è piuttosto disuniforme in uscita dallo stesso, tenderà a riassumere condizioni di moto uniforme a valle di esso, a una distanza conveniente, chiamata distanza di miscelamento. Se facciamo riferimento a questo flusso medio che tornava ad essere di nuovo uniforme a sufficiente distanza dal condotto, troviamo che la velocità con cui il flusso esce dal condotto comunque ha una direzione che è differente dalla direzione geometrica. A rigore queste due direzioni coincidono solo se le due palette contigue fossero in grado di guidare perfettamente il flusso, imponendoli esattamente la direzione che essa è prevista dalla loro geometria, cioè soltanto se queste palette fossero estremamente vicine l'una all'altra, cioè solo in un caso di palettatura e numero infinito di pale. Non appena queste pale cominciamo ad allontanarle tra di loro e facciamo assumere una distanza finita da una pala a quella contigua, ci sono questi effetti bidimensionali per cui, per l'appunto, non abbiamo un pressionatore in uscita del condotto e quella che sarà la direzione del moto medio non viene più in genere a coincidere o può non coincidere con quella che è la direzione prevista dalla geometria. Saremo quindi costretti a parlare di angoli geometrici, quelli definiti dalle pale o definiti dalle linee medie del condotto, è la stessa cosa, e di angoli cinematici, cioè che fanno riferimento ai vettori delle velocità.
Noi in realtà molto spesso nei nostri calcoli avremo questo problema. Da una parte individueremo anche abbastanza facilmente quelli che sono i triangoli delle velocità a monte e a valle delle nostre schiere. E individueremo quindi gli angoli cinematici, cioè quelli definiti dalle velocità medie del flusso. Il problema sarà poi passare da questi angoli cinematici agli angoli geometrici che ci permetteranno di ottenere quel flusso, perché in genere non sarà lecito assumerli come congruenti, cosa che invece abbiamo fatto implicitamente nelle lezioni scorse e avete fatto sistematicamente durante il corso di macchina, dove per voi la linea media del condotto definiva la direzione delle velocità relative. Velocità relative, quindi le W nel caso dei condotti rotorici, le C invece nel caso dei condotti statorici. Noi invece ci dovremo porre il problema, ok, questa è la direzione prevista dalla pala, qual è la direzione effettiva secondo cui si muove il fluido? E parleremo, come troveremo tra poco, di deviazioni o incidenze, a seconda se stiamo ragionando all'uscita o all'ingresso del condotto rotorico. Questo, ripeto, è un caso molto semplice di fluido incompressibile, a densità costante e in viscido, in cui non stiamo trascurando gli effetti viscosi. Se ci mettiamo anche questi, in realtà lungo le nostre pareti si svilupperanno degli strati limite, che possono essere più o meno importanti riguardo, potrebbero addirittura arrivare ad occupare l'intero canale rotorico. Anche questi strati limiti in realtà tendono a rendere disuniforme il flusso, soprattutto quello in uscita, in realtà pongono problemi anche all'ingresso, e questo marca ancora di più il fatto, ripeto, che gli angoli cinematici da questo momento in poi per noi non saranno più congruenti con gli angoli geometrici. E dovremo quindi distinguere queste due tipologie di angoli o queste due tipologie di direzioni. Quelle definite dalle pale e quelle definite invece dai vettori delle velocità. Ora, ripartiamo il problema a questo punto. Vogliamo capire meglio come il nostro flusso interagisce con le pale, quindi non pensiamo più a caso di un flusso che entra in un condotto, ma cominciamo a ragionare invece in termini di un flusso che interagisce con un ostacolo, dove in realtà noi faremo riferimento a degli ostacoli molto particolari, perché i nostri ostacoli sono le pale, ossia sono dei profili aerodinamici. Formulazione di Eulero, formulazione 1D, oggi cominciamo a ragionare in termini bidimensionali invece. Ora, per questo cominciamo un po' a introdurre un po' di nomenclatura. Abbiamo già detto nell'introduzione al corso che se facciamo riferimento al disegno delle pale, quindi alla sezione intrapalare, nelle macchine si è soliti utilizzare o pale a spessore costante, caso delle macchine radiali fondamentalmente, oppure pale disegnata ad hoc in cui la sezione in realtà è un profilo alare. Profilo alare, quindi faremo riferimento soprattutto a questo caso, possiamo dire che la geometria della sezione di una pala è definita sempre dall'andamento di una linea media, chiamata anche scheletro o camber line, facendo riferimento alla terminologia anglosassone, e da una legge che definisce come variano gli spessori rispetto a questa linea media. Fondamentalmente qui abbiamo l'andamento della linea media, qui abbiamo l'andamento degli spessori. Il profilo aerodinamico si ottiene andando a rivestire questa linea media banalmente con la legge, con quello che è l'andamento previsto per gli spessori della pala. I profili aerodinamici possono essere disegnati ad hoc oppure si possono utilizzare quelli definiti da una serie di enti che si occupano principalmente di aerodinamica. Noi faremo riferimento a quelli americani detti della serie NACA,
a quelli tedeschi dell'Istituto Göttingen e poi un po' i profili inglesi che vedremo adesso come si costruiscono. Quindi per ogni profilo noi avremo per l'appunto uno scheletro, linea dei centri o linea media. Distinguiamo in genere un intradosso da un estradosso, o una parte concava da una parte convessa, o un ventre da un dorso. Terminologia. Definiamo corda, in realtà ci sono diversi riferimenti alle corde, a come si definisce la corda di un profilo, è la proiezione dello stesso fondamentalmente o su un piano su cui il profilo viene appoggiato, o per altri enti definiscono corda del profilo banalmente il segmento che conosce, che congiunge il punto iniziale della corda con il punto finale. Quindi quello che è il naso del profilo con la coda del profilo. Definiamo, riferendoci a un profilo isolato, angolo di attacco o angolo di uscita. L'angolo formato dalla tangente alla linea media del profilo nel suo punto iniziale con la direzione definita dalla corda e lo stesso per quanto riguarda l'angolo di uscita, la tangente alla linea media che ci definisce il profilo al suo scheletro con la direzione definita dalla corda. Questi due angoli concorrono a definire l'inarcamento teta, che è per l'appunto la somma dell'angolo di attacco teta con i con l'angolo di uscita teta con i. Quindi se un flusso entrasse, attaccasse la valve esattamente secondo la direzione definita da teta i e uscisse esattamente secondo la direzione definita da teta u, esso subirebbe una deflessione complessiva pari all'inarcamento teta del profilo, pari a teta i più teta u. Quindi per noi questo è un bordo di attacco, un bordo di uscita. La sezione del profilo si definisce apertura o lunghezza del profilo se lo guardiamo in 3D, appunto quello che è il suo sviluppo nella terza dimensione, in questo caso ortogonale alla lavagna. Definiamo il rapporto di allungamento per un generico profilo, il rapporto appunto tra la sua estensione B e la corda stessa. La corda è un parametro fondamentale per i profili in cui, perché come vedremo adesso, tutte le dimensioni in realtà vengono dimensionalizzate sempre rispetto alla corda. Esempi. Questo è un profilo della serie Naga, abbastanza utilizzato e studiato per le applicazioni sui compressori. Profilo cosiddetto laminare, vedremo dopo che significa laminare. È un profilo di tipo simmetrico, il Naga 65. Non entriamo in quella che è la terminologia, il modo in cui la Naga classifica e distingue i profili, perché è una cosa piuttosto complessa, a noi adesso poco ci importa. Vedete? Come è definito il profilo? Beh, viene data adimensionalizzata rispetto alla corda quella che è fondamentalmente l'andamento, in questo caso, dello spessore, di un semispessore. Facciamo un altro esempio, questo è un profilo rettilineo,
questo qui. Questi sono sempre profili in H utilizzati per le dottrine. C è la corda. I profili sono descritti tramite delle matrici, delle tabelle, dove cosa trovate? In questo caso la coordinata X ed Y dello scheletro, della linea media che fornisce il profilo, dove X va da 0 a 100 perché per l'appunto il profilo è dimensionalizzato rispetto al valore della sua corda, X, quindi quello che trovate è un X su C in percentuale, e ad ogni valore di X il corrispondente valore di Y che ci va a definire appunto lo scheletro del profilo. A fianco trovate l'andamento, la legge che definisce l'andamento degli spessori, anch'essa tabellata. Quindi qui sono riportati due profili utilizzati nelle turbine, uno per stadi a reazione ed uno per stadi ad azione, andamento della linea media, legge che definisce l'andamento degli spessori. Dopodiché questi spessori vengono utilizzati per andare a rivestire la linea media stessa. Sia nel caso di questo profilo, la 3K7, sia nel caso del BEA1. Quindi fondamentalmente questa è l'informazione che vi permette di costruire un profilo aerodinamico, coordinate della linea dei centri, andamento degli spessori, più varie altre informazioni che riguardano in particolare i raggi di raccordo al bordo di attacco e al bordo di uscita. Come vedete, qui le linee degli scheletri, lo scheletro è già di per sé curvilineo e quindi questo occorre definire un profilo aerodinamico di questo tipo, che ha un lato convesso e un lato concavo, un dorso e un ventre. Quelli che stavamo vedendo prima, che abbiamo visto prima invece, sono profili ad asse rettilineo, quindi profili di tipo simmetrico. C'è più un dorso e un ventre perché per l'appunto il profilo è simmetrico rispetto alla sua linea di centro. Molto spesso cosa si fa? Questo tipo di profilo lo si utilizza per andare a rivestire in realtà una linea media da noi definita. Definita in base a delle traiettorie che vogliamo ottenere all'ingresso e all'uscita della nostra palettatura. Altro tipo di profili per i quali si ragiona nello stesso modo del naga ad asse rettilineo sono i profili inglesi, spesso utilizzati per le turbine, soprattutto in passato, e per i quali si trovano tanti dati sperimentati. Anche in questo caso, in realtà, ad esempio il profilo T6 oppure il C4 viene dato fondamentalmente soltanto una legge che definisce l'andamento del profilo rettilineo, quindi una legge di andamento degli spessori rispetto alla corda. Il valore di X e il valore dello spessore del profilo delta, entrambi adimensionalizzati rispetto alla corda, in questo caso è indicata con L. I simboli classici che si utilizzano sono L oppure C per indicare quella che è la dimensione della corda del profilo. Dopodiché, anche in questo caso, la palettatura che ne è propria viene ottenuta, ad esempio, disegnando un arco di cerchio e quindi una linea che ci definisce una linea media con una certa direzione in ingresso e una certa direzione in uscita, e poi andando a rivestire questa linea media con quella legge degli spessori. Quindi non stiamo più utilizzando un profilo aerodinamico derivato da un istituto e messo in prova dal quadro con la sua geometria fissata, ma in realtà ce lo stiamo costruendo noi in casa prendendo semplicemente una forma per quanto riguarda l'andamento degli spessori. Altri profili, questa volta vi ho detto noi faremo riferimento principalmente o alla serie NACA, la serie americana, o alla serie tedesca dei profili dell'Università di Gottinga, per i quali io abbiamo una serie di dati che vi riporto. I profili della serie Gottinga, mentre i profili della serie NACA iniziano sempre per NACA, ha qualcosa, una serie di numeri che dipendono dal tipologia di profilo che stiamo considerando.
I profili della serie Göttingen iniziano sempre con due lettere GO seguite da una terna di numeri, quindi GO 428, GO 682, GO 490 e così via. Ovviamente cambia la forma cambiando la serie del profilo. Qui avete il prospetto dei dati geometrici, e appunto per ognuna di queste serie vi permette, in questo caso vi dà direttamente, non si vede benissimo qui sulla slide, la y con 0 e la y con u, ossia l'ordinata della linea che definisce il dorso, la y con 0, e della linea che definisce il ventre, la y con 1. Quindi in questo caso non avete l'andamento degli spessori, ma direttamente andate a disegnare direttamente il dorso e il ventre della palla, li raccordate tra di loro e avete ottenuto il profilo aerodinamico in questione. Teniamo presente come sono fatti questi profili, almeno quelli che interessano a noi. Normalmente il massimo spessore, o meglio, lo spessore praticamente coincide con la y con 0. La differenza, ad esempio, y0 meno y con u, siccome y con u è molto piccola, è sempre prossima a y con 0, quindi in realtà è abbastanza lecito approssimare, se possiamo interessare ad esempio a quanto vale il punto di massimo spessore del profilo, è abbastanza lecito approssimarlo con il massimo valore della coordinata y con 0. Vi faccio notare, giusto come introduzione a quello che diremo tra poco, se andate a vedere appunto, come vedete, qui abbiamo le x dimensionalizzate che vanno da 0 a 100 e poi per ogni profilo avete il corrispondente valore di y. Come potete vedere anche y è espresso in percentuale rispetto alla corda. Al massimo massimo abbiamo qui 12,50. Vabbè, questo è un po' più spesso, siamo a 19, 15, qui stiamo a poco più del 9%, cioè difatti i nostri profili, lo stesso vale per la serie NATE, eccetera, sono profili piuttosto sottili rispetto a quello che è lo sviluppo definito dalla direzione della corda. Cioè lo spessore massimo è sempre piuttosto piccolino rispetto a quella che è l'estensione definita dalla corda stessa. E in realtà, lo richiameremo anche tra poco, quando questo massimo spessore, D o T a seconda del riferimento bibliografico o che a seconda del riferimento bibliografico che prendiamo può essere indicato come D, come T o così via, in genere quando questo massimo spessore riferito alla corda è minore di 0,12, appunto si parla di profili sottili, profili aerodinamici, per i quali vale per la trattazione che andiamo a sviluppare in questa lezione. Perché di fatto noi oggi cerchiamo appunto di capire meglio cosa accade quando un flusso investe un profilo aerodinamico. Partiremo dalla trattazione riferita al profilo isolato e faremo un'analisi squisitamente bidimensionale. Non ci occuperemo degli effetti che avvengono lungo l'altezza del profilo. La trattazione la faremo in caso di flusso decisamente subsonico, addirittura consideriamo ρ uguale costante. In realtà la trattazione che io faccio è molto fenomenologica, non ci sentiamo molto nella matematica che c'è dietro a certe cose, però appunto quello che facciamo lo facciamo sottointendendo che stiamo trattando un flusso incompressibile, oppure quindi un moto a bassissimo numero di macchine.